splende il sole sullo stadio, terreno di gioco in condizioni perfette, davvero ideale per una grande sfida. Qui è Piero Gipardo che vi parla, con me Lelia Dani. Si alza per loro il sipario in questa nuova stagione della Dion Arkema. Sarà battaglia tra Fleury e Paris. Che atmosfera sugli spalti, non potrebbe essere altrimenti, eh? Appuntamento di quelli che vanno sottolineati sul calendario. Nessuno è voluto mancare oggi, infatti. Perché? Perché si apre ufficialmente la stagione, è la prima gara di campionato, l'emozione è enorme. Diani va via in velocità, scatta verso la porta, bravissimo qui il portiere. Kamzik, Grabowska, palla in rete, 1-0. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti con un gol che divide le due squadre. Avanza la caccia del gol del pari, non c'è più molto tempo. Aveva solo il portiere da battere, sembrava. Giornata di sole, condizioni ottimali, adesso tocca alle due squadre farci divertire. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lelia Dani, con cui commenterò il match di oggi. Riflettori puntati sulla Dion Arkema, campionato che è garanzia di grande spettacolo. Match dai tanti spunti di interesse. Tu lo sai, Pierre, eh? Quando c'è da commentare una partita di calcio io sono pronto in prima fila, ma oggi ancora di più. La sfida promette di regalarci gol, spettacolo, emozioni, calcio. Prosegue la sua azione, occasione per portarsi avanti. 1-0, cambia tutto subito. Piga, attenzione, pericolo. Kamzik, gol, provano la fuga e la rete del più 2. La ferma. Il portiere qui dice di no. Grabowska. Avanzano a caccia del momento giusto. Grande occasione. È andata un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere, possesso perso. Occhio al pallone filtrante. E c'è il gol. Adesso vanno a più 3. Può essere il verdetto definitivo. Occhio al corner. La deviazione aerea e il riflesso nel portiere. Intervento tempestivo del difensore. Può puntare la porta. E c'è il gol e adesso sono 4 le reti di vantaggio. Appassionati di grande calcio, benvenuti, gara che sta per avere inizio, mettetevi comodi. Un saluto a tutti i telespettatori, chiaramente io non sono solo, con me come sempre c'è Lelia Dani. Incontro valevole per la Dion Arkema, torneo che spesso ci ha abituati a gare ad altissima intensità. Scontro che viene impegnato Fleury e Bordeaux. La partita di oggi sembra promettere uno spettacolo niente male, eh? Le squadre sono pronte, l'atmosfera in campo sprizza energia da ogni ciuffo d'erba. Comunque vada, le emozioni sono assicurate.
Kamzik. Grabowska. Duffer. Palo, occasione, palla ancora buona. Risolve problemi. Può andare. Vuole il secondo palo qui. 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. Avanza il Fleury. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. A spazio, prova. Parata efficace col tuffo. Tocco verticale interessante. Ottimo intervento del portiere. Ci riconquista palla. Le statistiche sul possesso palla nell'ultimo quarto d'ora sono largamente in favore della squadra di casa. Kamzik. Palla fuori di pochissimo dopo che è rimessa. Cerca con questo lancio in profondità. Non può sbagliare da lì. E la mette. Due gol di scarto e adesso comincia a prendere una strada precisa questo match. Giocare. Si fa vedere il Bordeaux. Prova. Palla fuori, sarà corner.